panchina di Martins Bolzano da Hilton e credo che non vada presentata ai tifosi del Genoa. Cioè, Bologna e Genoa oggi eri giustamente il doppio ex. Cioè, racconti un po' la partita vista dalla tribuna. Il primo tempo è stato con poche emozioni, credo che tutte e due squadre dopo le sconfitte prima della sosta non volevano rischiare tanto, volevano cercare comunque di prendere le giuste misure, non hanno creato tantissime occasioni da gol. Secondo tempo il Genoa ha spinto un po' di più e ha trovato il gol in una giocata individuale e poi ha gestito benissimo la partita, non ha mai sofferto una possibile rimonta del Bologna, ha portato avanti questo risultato fino alla fine. Cercato i suoi tre punti in casa che era fondamentale. Bologna purtroppo adesso in questo momento vive una situazione molto difficile perché la classifica si fa dura. I cambi hanno cambiato questa sfida nel secondo tempo? Sicuramente Genoa ha dei giocatori che sono riusciti ad entrare in partita e a cambiare il ritmo partita. Lazovic soprattutto a centrocampo ha dato una spinta in più sui pressing, ha recuperato tanti palloni. Quindi avere una panchina che può dare della qualità nei momenti importanti della partita è fondamentale. Credo che il Genoa in questo momento c'è una rosa ampia e molto competitiva. Credo che oggi si sia visto, il Bologna è l'unica squadra secondo il presidente che non ha ancora segnato, invece dall'altra parte un centravanti che è capocannoniere della Serie A. Fa proprio la differenza in un campionato avere una persona davanti che vede la porta e fa gol in tutti i modi, perché ti cambia le partite. Sicuramente, avere un giocatore che ha bisogno di poche occasioni per segnare è fondamentale. La Serie A è un campionato difficile, è sempre dura creare tante occasioni da gol, soprattutto nelle squadre dove gioca in casa, che vengono le altre chiuse con pochi spazi, devi trovare questi giocatori che hanno il guizzo, che hanno il momento di vedere la porta anche con poche occasioni, e il Genoa c'è questo giocatore, tanto che non è stata la prima partita che ha segnato, ha già dimostrato le sue qualità, perché credo che sia un giocatore che ha grandi futuri, grandi prospettive per la Serie A. Prima domanda, come vedi questa Serie A? C'è qualcosa di particolare oppure segui il trend degli anni scorsi? La Juve continua a vincere in testa? Credo che non cambia tantissimo, anzi, forse ha meno avversari ancora quest'anno la Juve con il cambiamento dell'allenatore, di qualcosa che Napoli ha guadagnato con Carlo, però sicuramente ha perso un po' dei meccanismi, avrà un po' bisogno di tempo per ritrovare quello che era in Napoli, teoricamente avversario della Juve. In questo momento credo che la Juve sia in un altro campionato, non c'entra niente con tutte le altre, e sarà un po' così questo campionato. Credo che la Juve fa il campionato suo, cercherà di vincere come ha fatto negli ultimi anni.